Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela. 2 minuti 2, conduce Maria Concetta Goldini. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini, un saluto a tutti gli ascoltatori. È vero, c'è molto malcostume nell'operato dei cittadini gelesi, c'è un senso sfrenato dell'individualismo e poco senso invece del bene comune. Però a volte certi comportamenti illeciti sono quasi indotti dalla disperazione e dalla mancanza di servizi basilari. La vicenda è quella della strada del Castelluccio, che è stata invasa da rifiuti ingombranti di tutti i tipi. La strada che porta a un bene archeologico e monumentale che viene di fatto ostruita dall'abbandono illecito di rifiuti e dalla creazione di una discarica a cielo aperto. Brutta questa idea della discarica nella strada che porta a un bene monumentale, ma è brutta la discarica ovunque ed è illegale. L'amministrazione comunale, dopo le denunce sui social, ha individuato l'autore di questo scempio e sembra di capire che si tratti di persona che si sia inventata questa attività dello smaltimento dei rifiuti ingombranti, attività ovviamente abusiva. O comunque, se così non è, dalle parole del sindaco si intuisce che i cittadini si stanno rivolgendo spesso a questi soggetti. Di fatto però c'è che il servizio di rifiuti ingombranti non funziona. Quei cittadini che hanno sbagliato vanno sanzionati e pesantemente, ma quello che ci aspettiamo è che la pubblica amministrazione faccia il suo compito, che non è solamente quello di reprimere, ma anche di mettere in condizioni una città di avere un servizio ordinato, un servizio adeguato. Certi brutti comportamenti, certi modi di pensare che non sono legali si alimentano con l'assenza di servizi, con l'assenza di tutto ciò che è normale. E allora ci è stata promessa una città normale, fateci vivere in una città che lo è veramente, dove chi deve liberarsi di un rifiuto ingombrante lo può fare in tempi ragionevoli e sicuramente è un servizio per il quale la collettività paga, perché comunque rientra nella raccolta dei rifiuti, ed è giusto che questo servizio venga reso. Ma i cittadini che devono essere educati devono essere educati anche con il buon esempio di un servizio corretto, di un servizio che a memoria storica in effetti è stato corretto solo lontanamente, solo in qualche momento sporadico, per il resto è un servizio che è andato singhiozzando e si è svolto in maniera non adatta alle esigenze della città, non corretta, con attese di mesi e mesi, con call center che non rispondevano, con linee telefoniche mute, a volte con sospensioni di cui non si sapeva nulla. Così non va. Il cittadino che ha causato lo scempio al Castelluccio paghi, ma l'amministrazione, insieme alla multa, metta tutta la sua buona volontà per creare le condizioni di un servizio civile in una città normale. Al prossimo appuntamento. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. 2 minuti 2. Nella piattaforma mediatica di Radio Gela Express. In radio, sui social, nel sito e sulla app Radio Gela Express. Radio Gela Express. La farmacia Pintaudi è aperta anche il sabato mattina. Farmacia Pintaudi, professionalità, salute e servizi. Farmacia Pintaudi è dermocosmesi, con i migliori prodotti come Corf, Rilastil, Lierac, Somatoline e in esclusiva la linea MyClean. La farmacia Pintaudi presenta la linea di cosmetici Filorga. Filorga, tecnologia e innovazione per cosmetici di alta qualità. Le ultimissime novità Filorga per le tue scorte di bellezza o per originalissimi regali li trovi alla Farmacia Pintaudi. Farmacia Pintaudi e Filorga, a garanzia di cosmetici sicuri sulla pelle e dall'efficacia provata. Non avete tempo per acquistare e ritirare i farmaci? Prenotare servizi o consulenze? Alla Farmacia Pintaudi c'è il servizio chiedi, invia e ricevi. Servizio WhatsApp al numero 347 18 95 431. Consegna a domicilio gratuito chiamando allo 0933 91 11 61. Le Farmacie Pintaudi ha realizzato un comodo ed esclusivo parcheggio gratuito riservato per i suoi clienti. Farmacia Pintaudi, via Verga 104, Gela.
Medigroup Construction esegue lavori edili, opere stradali e ponteggi fissi. Dal 2008 si occupa della gestione delle cave, della lavorazione e commercializzazione degli inerti. Medigroup Construction si avvale di un impianto di betonaggio e di macchine per il movimento terra di alto standard qualitativo ed è molto attento alle materie prime impiegate e anche nel monitoraggio del prodotto finale. Medigroup Construction, via Venezia 372, Gela.